Ciao a tutti, oggi parleremo di diverticoli, dunque infiammazioni a livello dell'intestino, soprattutto a livello del colon. I diverticoli sono delle erniazioni che si formano nel tratto intestinale del colon, soprattutto nell'ultimo tratto che è il sigma, e sono soggetti soprattutto agli anziani e soprattutto chi soffre di stipsi cronica e un'alterata mobilità a livello intestinale, ma anche per una dieta povera di fibre. Infatti le fibre vanno ad assorbire molta acqua, aumentando così il volume delle feci e diminuiscono la pressione a livello intestinale. La prima cura è quella di bere molta acqua. Infatti il 20% circa delle persone che soffrono di diverticoli si infiammano causando diverticoliti, causando proprio infiammazione ma anche dolore, a volte molto molto acuta. Ora vi do un protocollo da poter seguire, ma molto utile in caso sia di stipsi cronica associata ai diverticoli. Innanzitutto, oltre a bere molta acqua, l'idratazione è fondamentale per aumentare il volume delle feci, ma anche proprio per andare a regolarizzare l'intestino. È quella di avere dei fermenti probiotici. Probiotici sono dei microrganismi che devono restare vivi e attivi a livello dell'umore intestinale, essere resistenti all'acidità gastrica e poter ricolonizzare, diciamo, la flora batterica quando è alterata. In questo caso il Probiotic Regular della Prodeco Pharma contiene un solo ceppo probiotico, ma anche una fibra che è l'arabino galattano e va a regolarizzare l'intestino senza andare ad irritare la mucosa a livello intestinale. Dunque è molto utile per tutte quelle persone che soffrono di stitichezza anche causata da emorroidi, oltre che da diverticoli. Altri due prodotti da poter associare insieme sono la curcuma e la boswellia Phytoplus. Uno è della Prodeco Pharma e l'altro è della Centofiori, sono in compresse e capsule e questi agiscono nelle due cascate infiammatorie, dunque per quanto riguarda dolore, antidolorifico e infiammazione. Agiscono in sinergia, diciamo in combinata, per quanto riguarda diverticoliti, ma anche infiammazioni generali del corpo e dolori in generale. Come dosaggio sono del Probiotic Regular, una bustina sciolta in un bicchiere d'acqua a stomaco vuoto, meglio la mattina, appena svegli. Della curcuma sono due compresse al giorno e in questo caso vi consiglio di farlo lontano dai pasti, dunque prima di colazione o prima di pranzo e prima di cena con un bel bicchiere d'acqua, associando anche la boswellia, che sono 3 capsule al giorno, minimo 3 capsule al giorno, sempre prima dei pasti.